Siamo dati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la memoria di Santa Chiara di Assisi, Vergine, la pianticella di San Francesco, questa nobile donna, nobile ragazza di Assisi, che è giovanissima, appena diciottenne, la notte della Domenica delle Palme del 1211 scappò di casa e si recò da San Francesco per offrire la vita al Signore. E San Francesco la accolse, tagliò subito i capelli e la portò poi nel convento di San Damiano, presto fu raggiunta da alcune ragazze di Assisi, poi dalla madre, anche Ottolana, e da alcune sue sorelle, dando vita così al secondo ordine di San Francesco, le cosiddette Clarisse, un importantissimo ordine claustrale che ha fatto tanto bene alla Chiesa e ha dato anche tante sante donne alla Chiesa, tra cui Santa Chiara, sua sorella e la madre, se non ricordo male, non sono certo, ma è diventata beata, ma sono state tantissime con quelle sante Clarisse nel corso della storia. La vita claustrale, come dicevo già nei giorni scorsi in qualche riflessione, è importantissima nella Chiesa, non soltanto per la santificazione che raggiungono le donne chiamate a questa vita molto austera, ma anche molto bella, ma va benedice tutta quanta la Chiesa, tutte quante le preghiere, i sacrifici che queste sante donne offrono, vanno a beneficio di tutto il corpo ecclesiale, attirano le grazie di Dio, trattengono i suoi cosiddetti, tra virgolette, castighi, e sono state chiamate da più di qualche autore i parafulmini proprio dell'umanità, proprio questa funzione che svolgono, oltre che far risaltare il valore sempre attuale, sempre importante, anche se oggi non sempre sufficientemente apprezzato, della virginità consacrata nella Chiesa. Le letture che abbiamo ascoltato si inseriscono in questa festa molto bene, perché la prima lettura è un brano in cui Mosè parla al popolo di Israele, anzitutto esortandolo a ricordare le opere salvifiche fatte da Dio in loro onore. Ecco, la vita claustrale, la vita monastica, la vita di silenzio fondamentalmente, prima che essere una vita di immolazione, una vita di conoscenza, perché si creano degli spazi anche interiori oltre che esteriori, perché uno Dio lo possa conoscere, possa pensarci, possa ricordare tutto quello che ha fatto. Questo è molto importante, perché la conoscenza di Dio parte anzitutto dalla considerazione di Lui e delle opere fatte da Lui nel nostro cuore, da quelle comuni a tutti gli uomini a quelle fatte nella nostra particolare esistenza. Sempre molto, una cosa molto bella chiederci, ma se uno ti chiede, se senti un po', che cosa ha fatto Dio per te? Tu gli vuoi bene, perché gli vuoi bene? Dimmi un pochino di cose belle che ha fatto nella tua vita. Voglio vedere se siamo in grado di rispondere a queste cose. Quanto è lunga la nostra risposta? La nostra risposta dovrebbe essere dettagliata e molto lunga. Capito? Se fossimo in difficoltà dinanzi a questa domanda, vuol dire che c'è proprio un problema di cuore poco aperto al Signore o di poco tempo dato a Dio. Perché se io non penso mai a queste cose, noi Dio non abbiamo una percezione, un'esperienza sensibile come delle cose reali, no? Dio è spirito, Dio agisce misteriosamente nella nostra vita, Dio compie tante cose, ma lo fa in maniera non palese, non evidente. Se io non mi ci metto a pensare, non gli apro il cuore, non dedico tempo all'interiorità, alla preghiera, è chiaro che conduco una vita completamente distante da Lui, senza conoscerlo, e non perché Lui non c'è, non perché Lui non opera, ma perché io non mi metto in condizione di poter stare in contatto con Lui. Quindi chi ha dato una vita in questo modo così radicale ricorda anche a noi l'importanza della preghiera, della meditazione e del silenzio. Poi ci sono il Vangelo, molto importante, raccomanda la sua sequela, che è una sequela volontaria. Se qualcuno vuole venire dietro me, è chiaro che per scegliere di seguire Gesù, anche qui la prima cosa da fare è che bisogna conoscerlo, capite? Oggi non sempre si può dare per scontata la conoscenza di Gesù. Come ho già detto in qualche omelia domenicale, che qualche sacerdote, mio confratello, ironicamente, mi usando un po' ogni tanto le battute, ma capite che le battute fanno riflettere, dice che molte volte missione di alcuni fedeli oggi nella Chiesa è quella di essere praticanti non credenti, cioè frequentano ma non hanno una conoscenza adeguata di Gesù e del Vangelo, che non può essere data per scontato, no? Per obbedire a queste cose
se qualcuno vuole venire dietro di me, che ha scelto di essere con me, neghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, è chiaro che bisogna comprendere il significato di questa esortazione, no? Quindi conoscere Gesù e anche conoscere alla luce di Gesù noi stessi, perché Gesù non chiederebbe di rinnegare noi stessi, quindi di combattere una guerra che è innanzitutto una guerra contro noi stessi, se non ci fossero dei buoni motivi per farla. Questo richiede una conoscenza sapienziale di noi, che si matura al suo cospetto e alla presenza di Dio e della sua parola, senza la quale queste parole risultano non soltanto un po' così, ma assolutamente incomprensibili. Così la croce non è che il nostro Signore si diverte a farci soffrire. La croce è diventata uno strumento di salvezza dopo la realtà purtroppo di peccato che in cui si trova l'uomo, e diventa uno strumento di ritorno a Dio, diciamo così, necessario, anche se non gradevole, ma che porta frutti grandissimi di vita eterna. Cioè, se uno va nel monastero di San Damiano, è veramente impressionante vedere come convivevano le suore dei tempi, le suore dei tempi. Santa Chiara ha avuto, diciamo, un'austerità così forte che si è ammalata, perché lei faceva un giorno di giuno a pane e acqua e un giorno di giuno a succo. Andava avanti 4-5 anni, la salute non ha retto e si è rimasta a letto per tutto il resto della sua vita, per oltre 30 anni, insomma, no? Comunque la vita che conosceva nostra signora era molto molto austera, c'è il dormitorio del convento di San Damiano, che era uno stanzone comune, sfogline per terra, tutte quante insieme, una vita di preghiera molto molto intensa. Però la cosa sconcertante, io ricordo i primi tempi della mia conversione, conobbi un po' di suore di clausura, io avevo l'idea di questo mondo come un mondo triste, di un mondo, avete visto, di tutte una paura, tutte queste suore vestite di nero, di che chi lo sa che cosa fanno. E quando ne conobbi qualcuno, perché mi un'amica che trova una stella di clausura, tu parlai con queste facce serene, facce distese, simpaticissime, cordialissime, dico, ma è possibile che queste sono così, con la vita che fanno? Ti lasciamo un pochino sconcertare. Questo capita con tutte quante le suore che hanno avuto una vocazione e che hanno risposto con gioia. Quindi vuol dire che dietro questa austerità che pur c'è di vita, però c'è un tesoro prezioso, e che l'austerità è proprio un mezzo per raggiungerlo. Questo che ce lo dice chi vuole salvare la propria vita la perde, ma chi perde la propria vita per amore mio la trova. Quindi, perché non è che noi diamo qualcosa a Dio, noi ci mettiamo in condizione, quando tagliamo qualcosa che ci ostacola, di ricevere il tutto che Dio vuole darci. Quindi non è che siamo noi a dare qualcosa a Dio, è sempre Lui che dà qualcosa a noi. Offrirsi rimuove tanti ostacoli che sono presenti nel nostro cuore e che, come dire, trattengono le grazie che Dio vuole darci. È chiaro che chi gli dà tutto, con una sola di clausura, molto riceve dal Signore, e quel molto lo si vede dipinto sul volto senza bisogno di tante parole e di tante cose, no? Perché la presenza di Dio produce anzitutto pace e gioia. Quando pace e gioia ci sono, Dio c'è. Quando pace e gioia non ci sono, Dio non c'è, c'è qualcos'altro. Bene, chiediamo a Maria Santissima, mentre continuiamo la celebrazione della nostra novena dell'Assunta, innanzitutto che interceda presso il Signore perché sia sempre più riscoperta e valorizzata nella Chiesa l'importanza della virginità in assoluto e in particolare della virginità consacrata, e che non manchino mai vocazioni alla vita claustrale, e che la Madonna accompagni queste anime che sono molto vicine al suo cuore, non soltanto a raggiungere le vette della santità, ma anche a continuare la loro missione benefica e fondamentale per la Chiesa e per il mondo. Siamo lodati Gesù e Maria.